siamo nella sala operativa. Qui si comprano e si vendono i titoli di Stato. Esattamente. Qui possiamo vedere l'andamento storico del rendimento dei titoli di Stato italiani con scadenza 10 anni. Vediamo come sia nettamente sceso, soprattutto nell'ultimo periodo. Questo è il rendimento che cala. Che cala, esattamente. Tassi sempre più bassi e ora è arrivato anche il piano della BCE. Un fiume di denaro per rilanciare la crescita dell'Europa, usato per l'acquisto di titoli in gran parte di Stato. Finalmente abbiamo l'arma. Ben venga se poi serve un po' a risollevare le sorti dell'economia europea. Vedremo se la mossa della BCE rilancerà l'economia. Intanto, visto il basso rendimento dei titoli di Stato, gli investitori si spostano verso altri mercati. Da questo grafico, che rappresenta l'indice FTSE MIB, quindi l'indice delle 40 società più importanti del listino italiano, vediamo come all'inizio dell'anno l'indice valeva intorno ai 18.000 punti, adesso vale oltre 2.500 punti, un rialzo di oltre il 18%. Per gli investitori i titoli di Stato sono già il passato. Se voglio far rendere il mio risparmio, devo stare al passo coi tempi ed essere disposto anche a rischiare. Questi sono titoli azionari fuori corso che abbiamo incominciato a collezionare. Abbiamo anche i salvadanai, li regalavano le banche anni fa. In questo periodo con i tassi così bassi sarebbe opportuno alzare il livello di rischio. Però non per tutti è possibile farlo. Così, se voglio guadagnare, rischiare diventa la nuova parola d'ordine. In un momento come questo, occasioni di guadagno ci sono sicuramente, però sono proporzionate al rischio. Chi vuole guadagnare di più deve rischiare di più. Se uno vuole rischiare un po' di più e quindi ha un obiettivo di rendimento più alto, prende obbligazioni delle aziende. Poi anche sul mercato azionario può essere, per chi ama il rischio, una piccola parte della fetta di asset, quindi può essere un azionario anche internazionale. L'investitore dovrà decidere se affidarsi a qualcuno, banche, fondi pensioni, assicurazioni, consulenti indipendenti, o fare da solo, con azioni, obbligazioni, materie prime, valute, polizze assicurative o immobili. Valutare bene il suo profilo e capire quanto può rischiare. 5 anni posso perdere il 15% del capitale e dormo tranquillo la notte. Da qui mi calcolo un rendimento che va dal 15% in su, obiettivo, quindi 30-45%. Però il rischio è determinabile a più rendimento, è ipotetico. Se voglio più rendimento, devo avere più rischio, questo è matematico. Se voglio investire bene, devo diversificare. E se invece di rischiare scelgo il mattone? Sono riuscito ad avere il mutuo e è fatta. Oggi prendere un mutuo può essere più conveniente, grazie ai tassi molto bassi. E hai scelto un tasso fisso o un tasso variabile? Un tasso variabile. Il tasso variabile è un po' una scommessa sul futuro, no? Se non si scommette non si vince mai. Ma quello che può sembrare vantaggioso oggi potrebbe riservare domani qualche sorpresa. Non è tutto oro però quello che luccica, perché se andiamo a confrontare i mutui che uno può sottoscrivere adesso con quelli che si facevano qualche anno fa, scopriamo che almeno in partenza non sono più a buon mercato. Per capire perché, facciamo un confronto. Oggi i mutui hanno un tasso medio del 2,9%, 5 anni fa del 3,2%. Ma per conoscere il tasso reale bisogna sottrarre l'inflazione, che 5 anni fa era del 2,7%. Risultato, tasso reale dello 0,5%. Oggi con la deflazione, invece di sottrarre, dobbiamo sommare lo 0,6%. Risultato, un tasso reale del 3,5%. 7 volte rispetto a quanto costavano 5 anni fa. Questo mutuo di oggi potrà essere conveniente se nei prossimi anni si svilupperà un tasso di inflazione normale, quello che vuole la BCE, molto vicino al 2%. Se invece Draghi non riuscirà nel suo intento, i mutui che sono stati stipulati oggi non saranno poi più così convenienti.